Io ho un mestiere. Però il mio è un mestiere molto difficile, perché dove lavoro io ci sono delle regole severe, rigide. Uno non si può distrarre un attimo, appena ti distrai succede un pasticcio e poi se la prendono sempre con te. Non che sono cattivi, quelli dove lavoro io, no. Solo che sono un poco rigidi, un poco formali. Del resto bisogna capirli, perché il mio è un mestiere di grande responsabilità, sì. L'ho imparato sulle mie piume. Sì, ho detto proprio piume, perché io di mestiere faccio. Angelo Custode. Non dovete avere paura, sì, lo so che magari non capita di incontrare un angelo custode così tutti i giorni al teatro. E poi voi magari vi immaginate che gli angeli custodi sono tutti biondi, cicciottelli, con gli occhi azzurri, invece sono così. Così, sì. Poi è un mestiere come tanti altri, solo che è un mestiere un po' più aereo. Di nuvola, sì. E poi non ho iniziato mica da molto tempo, no, ho iniziato da 200 anni ora che ci penso. E il mio primo cliente che mi hanno dato, che dovevo stare attento, attento, che non gli succedesse niente, è stato un. Sì, ora mi ricordo tutto, è stato un clown, un pagliaccio del circo di Parigi. Sì, mi ricordo che io sono stato felicissimo quando mi hanno detto il tuo primo cliente è un clown del circo di Parigi. Io, vai! Sì, capite? Cioè, la prima città dove mi mandano Parigi, la grande città dello spettacolo, dell'arte, mica succede a tutti, eh. E poi lui era un clown speciale. Perché non faceva solo mica i giochi dei clown, quelli li sanno fare tutti, no? Lui sapeva fare le magie. Per esempio, sapeva fare una magia che al centro dello spettacolo, quando decideva lui scompariva. Era una cosa incredibile, proprio così, scompariva. Certe volte non tornava più, lo spettacolo si doveva interrompere. E questa cosa qui dello scomparire, a furia di stare con lui, l'ho imparata pure io. Se volete vi posso far vedere. Cioè, poi torno, giuro, torno. Allora funziona così, io conto fino a 3. Quando arrivo a 3, mentre conto questo fatto di contare fino a 3 serve perché mi devo concentrare parecchio. Quando arrivo a 3 voi dovete chiudere gli occhi. E quando vi dirò io di riaprire gli occhi, voi aprirete gli occhi e io sarò scomparso. Cominciamo come. Aspettate prima di vedere com'è, prima di fare i commenti, le cose. Mi sento già scomparire. Due. Tre. Occhi chiusi, chiudete gli occhi. Allora mettiamo le cose in chiaro. O fate quello che dico io, in questo spettacolo non si va avanti. Cos'è? A Parigi tutti chiudevano gli occhi. Voi non potete chiudere gli occhi per 3 secondi. Tre. Faccio vedere io se non ho imparato niente a furia di stare al circo. Allora io conto fino a 3. Quando arriviamo a 3, voi dovete chiudere gli occhi, mentre voi avrete gli occhi chiusi, queste palline faranno dei. Anzi, potete tenerli pure aperti gli occhi. E le palline che cosa faranno? Aspetta, se li tieni aperti. Allora, 1, 2. Dovete applaudire prima che mi cadano. Basta così. Di solito si applaude.
circo era molto più divertente perché siccome io mi esercitavo dietro la gabbia degli animali, però era trasparente, non mi vedevano. E tutti quanti vedevano ste palline che giravano da sole nell'aria. E tutti dicevano, il miracolo, le palline che girano. Ma che miracolo, quello ero io che mi esercitavo. No, sono un po' così a Parigi. Ma no, è stato molto carino essere angelo custode di un clown. Sì, fino a quella domenica che poi è successo il pasticcio. Che... Non è che... E che era domenica, no? Noi c'avevamo lo spettacolo al pomeriggio ed era tutto pieno già, tutto prenotato già dalla mattina, non c'era un posto libero. Solo che la domenica sto pazzo di clown che mi era capitato c'aveva il vizio che mangiava parecchio. E quella domenica non solo aveva mangiato parecchio, aveva anche bevuto parecchio. E insomma, alla fine si era un poco... Ubriaco, non potevo dirlo io, sì. Insomma, allora lo vedo che è tutto ubriaco, com'era? Lo vedo che si addormenta. E mi dico, caspita, siccome si è addormentato... Posso addormentarmi un poco pure io? Perché dovete sapere che gli angeli custodi possono dormire soltanto anche quando dorme il loro cliente, perché non gli può succedere niente, tranne i rari casi che quella arriva pure mentre uno sta dormendo. Ma mo non voglio... Insomma, lo vedo che si addormenta e io gli dico, vai, mi addormento pure io, erano giorni che non dormivo, capite? E che cosa fa quel pazzo di clown? Mentre io dormivo si sveglia e non l'aveva mai fatto in tutta la vita sua, decide di portare da mangiare agli animali. Va nella cucina dove c'avevamo il mangiare diviso per i mobiletti e apre il mobiletto dove avevamo le bistecche dei leoni, che erano delle bistecche grosse così, sanguinolente. Prende queste bistecche e decide di portarle alla gabbia dei piccioni. No, i piccioni, noi c'eravamo questi due piccioni al circo, facevano piccole acrobazie nelle gabbiette. Oh, non facevano ridere nessuno, però il direttore era affezionato, non voleva mandare... Ah, ma insomma, i piccioni tutti felici che si mangiava carne quel giorno. E poi che fa sto pazzo di un clown, non contento? Prende il mangime dei piccioni e decide di portarlo alla gabbia dei leoni. C'avevamo due leoni noi al circo, Gustavo e Ubaldo. Due pezzi di leoni, li dovevate vedere, grossi così che ti prendevi paura, pure quando sbadigliavano da lontano sembrava che ti dovessero inghiottire. E sto clown tutto ubriaco com'era, prende sta bustina del mangime dei piccioni, va alla gabbia dei leoni, apre la porta, entra dentro. Gustavo e Ubaldo si girano, lo guardano, che era bello saporito sto clown, dovevate vederlo. E lui tutto ubriaco com'era, si avvicina. Gustavo e Ubaldo si girano e... Li doveva venire st'idea di portare da mangiare gli animali. Non si poteva stare fermo a fare le magie che nemmeno riuscivano. Benissimo. Che poi era simpatico sto clown, lo dovevate vedere, c'aveva una chitarrina rossa, piccolina così. E quando suonava sta chitarrina rossa tutti si scompisciavano di risate, non ce la facevi più a fermarti. Sì, perché c'era scritto che quel clown non doveva morire quell'anno mangiato dal leone. No, c'era scritto che doveva vivere ancora a lungo. E c'era scritto pure che l'anno dopo si doveva sposare e doveva avere dei figli. Ma non figli normali, no, figli gemelli. Ed erano già stati assegnati tutti i turni degli angeli custodi. Allora ora, questo fatto che era morto prima, saltavano tutti i posti di lavoro, un disastro, si arrabbiarono tantissimo. Poi più di tutti, proprio più di tutti, si arrabbiò proprio il mio capo diretto. Che poi... Il capo diretto proprio di tutti gli angeli custodi sarebbe proprio... È Dio! Oh, rimanga tra noi, è buono e caro, ma quando si arrabbia è meglio che ne scappi. Oh, una cosa incredibile, disse, sei l'angelo custode più pasticcione che abbia mai avuto!
E disse: esagerato, non era mica un re, un presidente, un clown era tutto, no? Non ti permettere! Ettere! Meriti una punizione esemplare! E capite qual è il problema? Che mi ha dato questa punizione grossa qua come un macigno. Ma il fatto è che io di questa punizione non ho nemmeno capito qual è questa punizione. E quindi se non foste per voi che siete arrivati qui stamattina, io non so come si fa a guarire da questa punizione. Quindi se magari avete pazienza per ascoltare questa storia fino alla fine, potete aiutarmi a capirci qualcosa di più. Vi va? Sì! Ho capito subito chi ha detto no, l'ho visto. Mica me lo dimentico, eh. Conviene sempre tenersi amici gli angeli gusto. Allora, cominciamo. Dunque, organizziamoci. Allora, ci serve? Penso che voi lo sappiate fare, sì, mi sembrate abbastanza preparati. Allora, per caso sapete fare il rumore del vento? Provate? Sì. No, non fate uscire il fischio, quella pare un aspirapolvere che si è rotto. Il vento deve avere le labbra a cuoricino, così, e dovete fare un unico soffio di vento forte e prolungato, così. Provate, non lupo, non detto il vento, provate, vento, quando io dico vento voi fate, sì, senza interpretare però, quello lo faccio io, solo, provate, vento, bravo, ok, e poi l'altra cosa che ci serve, penso che lo sappiate fare, sì, perché è abbastanza semplice, dovrebbero averlo insegnato già a scuola, se no del resto perché si va a scuola, vabbè, insomma, sapete fare il rumore di uno sciame di api? C'è qualcosa che non va ma non riesco a individuare. Provate ancora, scusate. Tutti, eh? Ragazzi, voi date l'esempio lì su, fate vedere come. Ho capito, stop! Fermi tutti, fermi, ho capito. Signora maestra, non è che può fare solo lei, per favore, lasciami di apri un attimo. Ah, ho capito, no. È lì, no, deve stare attenta perché quello è il calabrone. No, sono. È facile confondere. Allora, chiariamo subito questa cosa così non incorriamo nell'errore di nuovo. Allora. Questo è il calabrone, sentite? Sentite com'è? Fa benissimo, lei ha studiato per farlo. Allora, il calabrone è così. Il calabrone è così, vedete come la fa la maestra? Come... Invece l'ape è diversa, l'ape è più leggera, più... Provate. Ah, può provare anche lei, non si scoraggi. Però vi devo chiedere un piccolo sforzo. Allora, quando facciamo lo sciame di api, dobbiamo contare fino a 5 dentro di voi. E quando arriviamo a 5 dobbiamo finire tutti quanti insieme, che pare più bello. Va bene? E poi l'altra cosa che ci serve è... Sapete fare... Questo sono proprio sicuro che lo sapete fare, sì. Si vede? Sì. E sapete fare il rumore di un gregge di pecore? Un sentivo delle pecore fatte così bene da tantissimi anni. Però anche sulle pecore vi devo chiedere uno sforzo, sì, che quando facciamo il gregge di pecore bisogna contare fino a 3, quando si arriva a 3 bisogna finire tutti quanti insieme. Facciamo una prova generale. Allora, no, silenzio, facciamo finta che non vi avessi detto niente, se non siete d'accordo da rabbia. Allora, faccio finta di niente, poi vediamo se siete pronti. Vi prendo di sorpresa. Bello questo teatro, caspio, tutte le luci via. L'altro giorno sono andato a trovare un mio amico che abita in campagna, questo c'è una casa in campagna molto bella, e poi dietro la casa ci sono degli alberi, e a un certo punto da questi alberi ho visto spuntare un gregge di pecore. No, non fate sentire Agnellino sperduto dopo da solo che mi ha fatto spettare. Per favore bambini, non facciamo queste cose tristi, melose, no. A tre, zac. E poi questo gregge di pecore era inseguito da uno sciame di api. Sospinto dal vento. Il vento è la cosa che riesce meglio. Oppure potrei dire, nel bel mezzo dello spettacolo entrò dalla porta uno sciame di api inferocito. Inferocito. E tutti quanti per salvarsi si dovettero trasformare in un gregge di pecore. Ma non bastò e dovettero diventare aquiloni che volarono via sospinti dai venti. Ok, siamo pronti, ricordatevi, vento, gregge di pecore e sciame di api, perché
Perché dopo che è morto. Dopo che è morto il clown di Parigi, mi hanno dato un nuovo cliente. E il mio nuovo cliente era un pastore. E si chiamava Elzear Buffier. Strada a piedi, in Francia, in Provenza, poco dopo il confine dell'Italia. Una terra selvaggia, montagne aspre. Non cresceva niente, cresceva soltanto lavanda selvatica. E dopo 3 giorni di strada non avevo ancora incontrato anima viva. E poi a un certo punto arrivo in un paese, in un villaggio, ma brutto, bruttissimo. C'erano 4-5 case tutte crollate, sgarrupate. C'era un campanile ed era crollato pure il campanile. Questo villaggio era spaventoso. Perché appena arrivavi in una strada la gente chiudeva le finestre, si nascondeva. Erano tutti cattivi, erano tutti chiusi gli uni contro gli altri. E poi le fontane erano secche, non c'era un goccio d'acqua. E io mi dico, vuoi vedere che per punizione mi hanno dato uno brutto, cattivo e antipatico di questo villaggio? Invece no. Che poi guardando verso la montagna ho visto una piccola sagoma nera. All'inizio pensavo che fosse il profilo di un albero solitario, poi ho visto invece che piano piano, fatica e controvento si muoveva. Era un uomo con un lungo bastone, un cane e un gregge di una trentina di pecore. Ho detto pecore! Avrei voluto dirgli, oh, sono qui, sono il tuo nuovo angelo custode, prometto che questa volta non mi addormento, prometto che avrò cura di te, prometto, prometto, ma... Come fanno a farsi sentire dagli uomini, angelo custode? Non si può. Allora, senza dire niente, l'ho seguito nella sua casetta. Abitava in una piccola casetta di pietra un po' più giù. E si vedeva come con cura e amore aveva rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo, perché le tegole del tetto erano tutte in ordine, il pavimento era tutto lucido, spazzato, le stoviglie erano ordinate e sul fuoco bolliva anche una minestra. E poi notai che il pastore era rasato di fresco, aveva tutti i bottoni al loro posto e aveva gli abiti rammendati con quella cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. E poi dopo cena andò nell'altra stanza e prese un sacchetto. Lo aprì. E dentro c'era un mucchio di ghiande. E cominciò a fare una cosa stranissima, perché prendeva le ghiande una ad una e l'esaminava da vicino, ma da molto vicino, piano piano, con tanta attenzione. E quando trovava una ghianda che era un poco screpolata o che aveva il buchetto del verme, la metteva da parte. Separava le ghiande buone da quelle cattive. E dopo che ebbe ottenuto il numero sufficiente di ghiande buone, cominciò a fare gruppetti da 10 e metteva 10 ghiande da una parte, 10 dall'altra, 10 dall'altra. Alla fine della serata sul tavolo c'erano 10 mucchietti di 10 ghiande perfette. Poi le rimise tutte nel sacchetto e andò a dormire. Thank you.
ci capivo niente. Anzi, avevo paura che mi fosse capitato un altro un po' pazzo come il clown. Poi lo vedo che la mattina dopo si sveglia presto, che era ancora buio. Prende tutte le pecore e il cane e comincia a salire su verso la montagna. È arrivato in cima, lascia tutte le pecore alla guardia del cane e lui aveva un lungo bastone. E con questo bastone comincia, faceva dei buchi nel terreno, poi ci metteva dentro una ghianda e chiudeva. Poi faceva un altro buco, metteva una ghianda e chiudeva. Poi andava un po' più là, faceva un buco. Piantava alberi e quel giorno piantò con cura le 100 ghiande che aveva preparato la sera prima. Poi seppi più tardi che questo pastore, questo signore, aveva avuto una moglie prima e pure un figlio, come vuoi, più o meno piccolo. Poi, siccome li aveva persi entrambi, aveva deciso di ritirarsi lassù in montagna e in quella solitudine aveva cominciato a piantare alberi. E la cosa strana è che non era sua la terra dove piantava gli alberi, non era il proprietario. Semplicemente, appena era arrivato lì, aveva pensato che quella terra stesse diventando cattiva per mancanza di alberi. E siccome non aveva niente di più importante da fare, decise di porvi rimedio lui stesso. Pensate che in 3 anni aveva messo sottoterra 100.000 ghiande. 100.000. E di quelle 100.000 pensava che sarebbero spuntate dal terreno 20.000 piantine. E di quelle 20.000 piantine sapeva che 10.000 sarebbero state spezzate dal vento, mangiate dai topi. Quindi da 100.000 ghiande sarebbero nati 10.000 alberi, una ghianda su 10. Io cominciavo già a pensare a come deve essere bello un bosco di 10.000 alberi. Quanto spazio occupano 10.000 alberi? Ed è stata l'unica volta che ho avuto paura che mi sentisse. Perché appena io finì di fare questo pensiero, lui disse: fra 30 anni avrò piantato così tanti alberi che questi 10.000... saranno una goccia in mezzo al mare. Vediamoci. E infatti poi arrivò la prima guerra mondiale. Che ne poteva sapere, la guerra non si cura né degli alberi nemmeno dei bambini, figuriamoci dei pastori, di un angelo. Però il pastore non si era per niente curato della guerra, anzi aveva continuato a piantare alberi, solo che adesso aveva dato via ste pecore perché si potevano mangiare le sue giovani piantine, e invece delle pecore aveva preso uno sciame di api. Le api lo aiutavano nella sua impresa, perché le api spostavano il polline da una parte all'altra e facevano crescere sempre più fiori. E i fiori, con i loro colori, i loro profumi, attiravano tantissimi insetti. E gli insetti venivano mangiati da gli uccelli, taccole, allodole, ucube, ghiandaie. Dovevate vedere che facevano ste ghiandaie. Spostavano le ghiande da una parte all'altra, e siccome tutti questi uccelli spostavano i semi da una parte all'altra, nascevano sempre più alberi. Capite? Era come una ragnatela. Era come una rete che stava diventando sempre più grande, sempre più complicata. Era come una ruota. Solo che il pastore si era solo preoccupato di farla partire, la ruota. Ma una volta che la ruota era partita, continuava a girare anche da sola. Perché è così, capite? Cioè, quando una trasformazione comincia, non la fermi più.
E lì era cominciata una trasformazione. Pensate che il pastore continuava a piantare alberi vicino a casa sua e non sapeva che poco lontano da lì i ruscelli che erano sempre stati secchi cominciavano a vedere l'acqua scorrere. Anche molto lontano da dove lui piantava gli alberi. Capite? Vi ricordate gli alberi che aveva piantato prima della guerra, quei 10.000? Erano diventati più alti di me e di lui. Passeggiavamo in una vera e propria foresta, non si vedeva la fine, ora lo sapevo quanto erano grandi 10.000 alberi. E poi lui, per esempio, dove il terreno era secco, piantava gli alberi di leccio. Dove era un po' più umido, piantava le roverelle. Dove era così e così, piantava le vallonee. Era molto più esperto lui della natura di tanti scienziati. E la cosa incredibile è che nessuno sapeva che tutti quei boschi stavano nascendo per il pastore. Perché lassù in montagna arrivava solo qualche cacciatore sperduto ogni tanto. Vedevano sti boschi e pensavano che fosse la natura a farlo nascere, capite? Chi poteva immaginare che un uomo da solo si era messo a mettere tutte quelle ghiande sottoterra? Nessuno, era insospettabile, anche perché non parlava più con nessuno il pastore. Un po' perché stava sempre da solo. Un po' perché forse di parole non ce n'era più bisogno, no? Forse. Risolviamo questi incidenti di prova, perché quando stanno quelli della media si vergognano che ci stanno quelli piccoli, quando stanno quelli piccoli si vergognano quella media. Ma tanto non vive nessuno, facciamo buio, ti non vi vergognate. Fai vedere tu com'è che si affrontano le cose della vita. Quanti anni c'hai? Quasi 8. Guarda qua. Puoi andare, grazie. Allora, una storiella, una cosa, niente, ma che mi insegna la scuola? Ma chi sono le tue mani? No, scusa. Oh, è già dimenticato. Aiutate. Mamma, aiutatelo, non lo diciamo, di solo fatelo tutti. Fatelo tutti. Uno. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Uno, due e tre. Mani alto. Mani alto. Ah, mi vergognate allora. Uno, due, tre, via. Oh, piano, piano, se non fate male. Pronti, facciamo mano sinistra. Maestra, la vedo da qui che non lo sta facendo. Signora maestra. Non fate la mano destra, porta malissimo, mano sinistra, fate che in mano ci avete tante ghiande e dovete scegliere la ghianda migliore, quella che siete sicuri che non vi deluderà. Poi quando l'avete scelta la prendete. Fate così, attenzione.
Si fa così senza parole. Un vecchio trucco da giardiniere. La bagnata sotto l'acqua. Chiudete. Ho piantato un seme ieri sera, lì per terra, come una preghiera. Una preghiera alla terra donata, per far crescere una bella insalata. Non sei una riccia, ma la riccia. E quando vediamo una mela rotonda. Mela rotonda! Signora maestra, ma mi sono accorto che quella è una pera, proprio, si vede chiaramente una pera. No, deve fare la mela rotonda, è difficile perché non deve essere né troppo pera, così nemmeno troppo mela cotogna che vi sporcate i capelli. Mela rotonda, precisa, guarda, loro la sanno fare benissimo, si vede che sono veramente. Fai mela rotonda così. Preci, troppo su la tua, un po' più giù, bravo, sì, ok, va. Tu, in alto, un po' più giù, tu, sì, bravo. Professore, faccia la mela rotonda! Professoressa, per favore! Potrebbe non capitarmi mai più nella vita di farla! Brave professoresse, guardate l'esempio! Bravi! Ho capito! Ascoltate, Paolo, giù le luci! Ho capito dove è il problema, è qui! Scusa, si può... Matteo, Mattia. Ma lo dimentico. Su. 1, 2, 3, via. È la seconda volta. Vediamo una mela rotonda. L'altro giorno siamo rimasti mezz'ora che si... deve essere un problema. No. Incrociate pure le dita che serve, no? 1, 2, 3. Vediamo una mela rotonda. Ricordiamoci che il seme che conta. È lì che parte il mistero. Oppure mistero anche così. È lì che sento un sentiero. Un sentiero che ti porta lontano. Una terra che ti tiene per tutto, un sentiero che ti porta lontano, una terra che ti tiene per tutto. Ce l'abbiamo fatta, Matteo, ce l'abbiamo fatta! Allora facciamo che ci avete tante ghiande in mano, dovete scegliere quella migliore e regalarla al compagno che avete a destra o a sinistra, scegliete voi. Regalatevi ghiande, facciamo un mercato ad esempio. È quella che mi hanno regalato, fate così, guardate, fate vedere quella che mi hanno regalato, così, in alto, e poi si fa così, non ci servono parole, funziona così, e poi la mettete qui, e poi si fa così. Un sentiero che ti porta lontano, la mamma terra che ti tiene per mano. Matteo. Ciao mamma, saluta la mamma a casa, ciao. Non c'è, no scusa. Ciao, ti accompagni all'ascensore magari. Sì, no, dovresti. Non puoi. Vieni dopo magari a vedere. Ti faccio un caffè, ti preparo un caffè. No. Scusa, questo me lo prendo, sai, Carolina, si arrabbia quella, sei presente. Grazie, ma. E quando vediamo una mela rotonda, ricordiamoci che è il seme che conta.
E poi cominciarono le visite. La prima visita fu di una guardia forestale. Andò a trovare il pastore e gli disse: pastore, non deve più accendere fuochi nel bosco, potrebbe mettere in pericolo questa foresta che nasce da sola. Il pastore lo guardò e fece: per mari e per fonti che non stanno. Il pastore. Pensate che quell'anno il pastore aveva cominciato a piantare molti alberi molto lontano da casa sua. E siccome non faceva in tempo a tornare prima che fosse buio, decise di costruirsi un'altra casetta lassù. E la costruì da solo l'anno dopo, quando aveva 75 anni. Nel 1935, invece, un'intera delegazione governativa da Parigi andò in visita alla foresta. Perché la notizia del bosco miracoloso era arrivata pure a Parigi, e Parigi diceva: miracolo, miracolo, ah, come le palline. Vabbè, così a Parigi. Vabbè, arrivarono con le macchine grosse, le scarpette lucide, sindaci, assessori, capi del governo, e dissero un sacco di parole che non servivano a niente, ma fecero l'unica cosa buona che potevano fare. Dichiararono quella foresta parco naturale. Area protetta, capite? Adesso non si potevano più tagliare gli alberi per fare la legna, non si poteva più cacciare. Il pastore ce la stava facendo. Gli alberi continuavano a crescere. Solo una guardia non era convinta. Se c'era una guardia che quando tutti andarono via, questo rimase indietro e si mise a spiare il pastore. E si accorse che era il pastore che piantava alberi. Io ebbi paura perché pensavo che se si fossero accorti che era il pastore che piantava alberi, l'avrebbero bloccato, perché i grandi fanno così, gli adulti fanno così, quando una cosa non la capiscono, trovano la legge per bloccarla. Avrebbero detto: non puoi piantare alberi in una terra che non è tua. Avrebbero detto così. Ma meno male, quella guardia conosceva il valore delle cose e non disse niente. Tenne il segreto per sé e diventò amica del pastore, e ogni tanto lo andavano a trovare e insieme vedevano quella foresta che cresceva. E insieme videro passare anche la seconda guerra mondiale, ed il zar Buffian aveva continuato a piantare alberi. Sapete cos'è secondo me la cosa strana di tutta questa storia, di sto cliente che mi era capitato? È che se ci pensate, no? Che uno solo, con la sola forza delle sue mani, era riuscito a fare tutto quello. Allora penso che l'uomo, quando vuole, può essere forte quanto Dio, non solo nel distruggere, anche nel creare, nel fare le cose belle. E penso che forse quel signore, quel pastore, era un piccolo giardiniere di Dio. E che forse ce ne sono tanti nascosti in silenzio che anche ora, mentre noi siamo qui dentro, stanno salvando il mondo da qualche parte, senza dire niente. E poi ogni tanto mi chiedevo perché, no? E mi dicevo: ma chi glielo fa fare a sto pastore? Che noia! Tutta la vita a mettere ghiande sottoterra, perché lo fa? E poi mi ricordo che una volta mi è arrivata pure una risposta. E mi sono detto che forse il pastore lo faceva perché semplicemente aveva trovato il suo modo per essere felice. Tutto qui. Alla fine della seconda guerra mondiale il zar Buffier aveva 87 anni e il mio capo mi disse che era arrivato il momento di cambiare cliente. Allora io volevo almeno salutarlo, no? Abbracciarlo, pure che non si può. Allora scendo dalla montagna, che sapevo che lui era nella casetta, vado nella casetta, apro la porta e lo trovo che dormiva già. Ho un sonno profondo, non si svegliava più. Lambda,
Ce la forță fără una bandă dură dur. Piedi dal villaggio, no? Perché avevano messo una corriera. Avevano messo una corriera che faceva servizio dal villaggio fino ad arrivare giù alla pianura. Vi ricordate quel villaggio, quel paese brutto dove ero passato all'inizio, quello con le case crollate, la gente cattiva? Era completamente trasformato. E già mentre ero nella corriera, guardavo dal finestrino e vedevo che tutte le montagne erano coperte di boschi e i fiumi erano pieni di acqua che scorreva. E quando si ferma la corriera, scendo e se facevo silenzio riuscivo a sentire da laggiù il rumore dei boschi che erano cresciuti tutto intorno. Ma la cosa che era cambiata di più era proprio il villaggio. Tutte le case erano state ricostruite. Ora erano delle case bellissime con i recinti e dentro i recinti si coltivavano anemoni, rose, bocche di leone e il campanile. Era stato ricostruito pure il campanile. Ora era un campanile bellissimo contro il cielo blu. E le fontane, dovevate vedere le fontane, traboccavano acqua su tappeti di menta fresca. Ma la cosa che era cambiata di più erano le persone. Le finestre erano tutte aperte. E c'erano signore e signori che chiacchieravano dal lato all'altro della strada. E pensate a incontrare i bambini come voi, ragazzi un po' più grandi che giocavano, chiacchieravano, cani che abbaiavano, signore e signore che chiacchieravano, ragazzi e ragazze che avevano ripreso il gusto per fare le feste di campagna. Capite? Era successo che siccome erano cresciuti alberi tutto intorno, quel posto ora era diventato un posto dove si aveva piacere a stare. E se si considera tutte le persone che vivevano prima in quel villaggio, irriconoscibili per come erano diventate, e tutte quelle che dopo sarebbero andate a vivere in quel villaggio, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Zia Arbuffier, a un uomo solo che piantava alberi. Mi ha detto che gli alberi, se li potessimo sentire quando crescono, fanno così, guardate, giratevi, guardatelo, fanno così, quando stanno sottoterra uno non li sente, sono silenziosi e fanno così. Quando spuntano fuori, se li potessimo sentire, fanno così. Hey! Ma forte, fortissimo, che si riempie tutto, che quasi si rompe. Grande, giù, giù, prima piano pianissimo. Più è piano all'inizio, più è forte dopo.
che si illuminano. Allora, vediamo se vi ricordate, il primo era stato un... Il secondo un... E il terzo fu un... Ah, sì, non lo sapete, no? Il terzo fu più strano, no? Il terzo era... un barbone. E abitava in Italia, per questo sono arrivato qui. Un tipo un po' strano. Era un barbone poeta. Non c'aveva niente, c'aveva soltanto sta valigia e sto libricino qui che scriveva le poesie, va piccolo, molto carino. Pensate che era così strano, che pure che non c'aveva niente, diceva che quando si addormentava con tutte quelle stelle sopra la testa, diceva che era più ricco di tante persone che hanno la casetta loro. Sure, con forza. Ma è stato bello essere a Gioro Costituzione, anche il barbone, certo il pastore mi mancava, però. Fino a poi... A quel giorno che è successo il pasticcio, ma che io ero sveglio, lo giuro. No, è che la spiaggia dove vivevamo con sto barbone, c'aveva una ferrovia lunga che non si vedeva la fine. E a un certo punto, un giorno lo vedo che comincia a correre, stava scrivendo sto taccuino, lascia di scrivere e comincia a correre. Io dico Antonio, che Antonio si chiamava, dico Antonio dove vai? Perché lui non correva mai veloce, camminava sempre piano piano come una lumaca. Ma stavolta lo vedo che corre, allora gli dico, ma forse vorrà andare a vedere com'è il treno visto da vicino, no? E io vi giuro, a un certo punto mi è sembrato strano, volevo andare a fermarlo, ma c'avevo come due grosse mani che mi tenevano qui e non ce la facevo, come se mi bloccasse. E lo vedo che corre, corre, e comincia a correre il treno anche, più veloce di lui. E io mi dico, vorrà andare a vedere com'è il treno visto da vicino, stai tranquillo, no? Arriva davanti al treno. Non mica, mica deciso io che va così, eh. È che una volta gli uomini io li ho visti dall'alto tutti quanti, e vi assicuro che dall'alto non sembravano nient'altro che pocherelli. Era simpatico pure lui. Antonio si chiama. Come me. Un prato già contro me, l'amore va grande, l'amore va grande. E sono rimasto qui. Capite cosa vi dicevo all'inizio? Che dopo che è morto il barbone non mi hanno dato più nessun nuovo cliente. E non mi dicono nemmeno dove devo andare, e a me non mi sembra giusto, perché secondo me se ti danno una punizione ti devono dire almeno come si fa a guarire. E invece mi hanno lasciato qui con la valigia del barbone e non né mi fanno tornare sulla mia nuvola preferita, sembra che non ci sia più nessuno lassù. All'inizio ho detto forse mi hanno lasciato qui perché devo dare la valigia a qualcuno. Magari sto barbone ci avrà un parente, qualcuno che verrà, magari una cugina americana pure carina. No, non è venuto nessuno. Poi mi sono dato pure la risposta e mi sono detto che i barboni sono come i clown, come i pastori, un po' pure come gli angeli custodi, che pure che ce l'hanno un parente, mica sanno dove andarlo a trovare. Sempre da soli. Certe volte mi sono detto, forse devo aprirla sta valigia. Ma stare da soli, capito? Non ho mai avuto il coraggio di... Magari un giorno in compagnia... O magari se voi avete magari 5 minuti dopo di aprirla. Sì! Apro. Tanto pure che non l'apriamo a scuola dovete tornare, a questo punto la apro. Sì, sì. Però, silenzio, non ce ne facciamo accorgere, casomai non voglio dentro c'è una punizione ancora più grande.
selvatica. La lavanda selvatica è quella che cresceva in Provenza, nella terra del pastore. E che ci fa la lavanda selvatica del pastore nella valigia del barbone? C'è scritta una cosa, c'è scritto e dopo che qualcuno avrà piantato con te mille volte mille alberi, ecco giunto il tempo di riposare per 100 anni sulla tua nuvola preferita. Allora è questa la punizione? Allora la punizione non era che dovevo stare qui senza fare niente? No, per carità, è pure bello qui, si sta così bene, c'è pure la foresteria sopra che si può dormire. No, la punizione è questa, che dopo che qualcuno avrà piantato con te mille volte mille alberi, ecco giunto il tempo di riposare per 100 anni sulla tua nuvola. Ma mille volte mille alberi sono tantissimi, io non ce la posso fare da solo. Oppure possiamo fare che... Possiamo fare così, ascoltate, che io magari... Voi che... Come siete venuti? In forma di classe? Siete delle classi, sì? E possiamo fare che io vi do... Io magari... Ecco, sì, prima di andare via, io potrei darvi un sacchetto per ogni classe. E quando vi do questo sacchetto, voi lo portate a scuola, a casa, dove volete, lo do alla maestra che lo chiede. E quando poi oggi che andate a casa chiedete alla mamma, alla zia, a chi volete, chiedete un vasetto così, ma pure una mezza bottiglia di plastica tagliata, va bene, e mettete pieno di terra e domani lo portate a scuola e li mettete tutti sul davanzale, quante ghiande vi ho dato, così pure il davanzale è pure più bello, pure più allegro. E poi su questi vasetti pieni di terra mettete la ghianda che vi do e poi aggiungete un po' d'acqua e poi aggiungete ancora un po' d'acqua quando la terra diventa secca però. E poi se lo fate con cura e amore, dopo un po' di tempo succede... Questa è mica una piantina di spinaci, questo è un albero, eh? Quando si addormenta sogna di diventare un albero. È un albero, una cosa grande, un'avventura, c'è già tutto il cielo e le nuvole. E poi lo dovete far crescere... che diventa alta così, che diventa un po' più forte. E quando è cresciuta alta così, la prendete con tutta la terra, le radici, senza togliere la terra, se no le radici si rovinano. La prendete e la andate a piantare in una terra che ha bisogno di alberi. Tutto qui. È facile, no? Guardate quanti siamo. Pensate che non crescerà almeno un alberello da questa giornata, anche uno solo. Ci vuole. Una ghianda su 10, però. Però mi dovete fare 2 promesse e poi giuro che vado. E la prima promessa è che se non nasce niente dalla ghianda che vi do, non dovete dire che vi ho imbrogliato. Quella, la magia di prima, era uno scherzo, io non le so fare la magia. Però la ghianda non dovete dire che vi imbroglio, perché una ghianda su 10 diventa albero. E quindi se non vi nasce niente, bisogna provare. Ora sono pieni le querce di ghiande, potete prenderne altre. E così, ci vuole pazienza, non c'è niente da fare. E poi la seconda promessa è che se per favore cresce un alberello da questa giornata, anche uno solo, una ventina, vi prego in qualche modo, magari qui a loro, che fateglielo sapere. Perché se io so che è cresciuto un albero qui, uno lì, magari so che sto arrivando anch'io alla fine di questa storia, no? Grazie. Ricordiamoci che il Signore è il nostro Signore. Michele, è un po' di tempo che non aprivo questo libricino del Barbone, perché una volta il Barbone, quello poeta, ha scritto una frase così piccola di muschio e di bosco che sembrava che l'avesse scritta il pastore, ma siccome l'aveva scritta il Barbone e sembrava che l'avesse scritta il pastore, la può leggere pure l'angelo custode, no? Insomma, la dice così, guardate, ricordatevi, dice... Eccola, dice così, dice...
non piantare per terra quello che prima non è piantato nel cuore. Mentre uscite, magari vi vengono le maestre, le professoresse, vi do un sacchetto per ogni classe, questo è vero, sono niente vere, fresche. E poi vi do anche questo biglietto, perché con dei ragazzi grandi come voi lassù, a Brindisi è successa una cosa bella, c'è un quartiere che si chiama Paradiso, e loro il mercoledì pomeriggio a scuola erano liberi. Abbiamo fatto lo spettacolo perché c'era un ettaro di terra incolto, e dopo lo spettacolo abbiamo piantato 40 alberelli come quelli. E ora ogni mercoledì ci incontriamo e stiamo facendo crescere questo bosco, che siccome il quartiere si chiama Paradiso, questo bosco si chiama un bosco in paradiso. E quindi questo spettacolo non è solo uno spettacolo, quello, la storia è bella, è uno spettacolo piccolo, ma è soprattutto è un progetto di forestazione che sta crescendo. Ora è nato questo bosco a Brindisi, a marzo forse ne nasce uno a Milano, e stiamo cercando altre terre dove far nascere altri boschi. Su questo bigliettino trovate le istruzioni per seminare bene queste piante. E poi se nasce una piantina, un germoglio, qualcosa, c'è scritto come farcelo sapere, c'è scritta la mail, ci mandate la foto. E se noi ci arriva la foto vostra con quei ragazzi del paradiso, piantiamo un albero col nome, il messaggio della vostra classe, quello che volete voi. E quello che è nato a voi invece, lo piantate in una terra vicino a voi, così rimaniamo in contatto, ci sono dei fili invisibili che magari ci uniscono ancora. E così... a poco, adesso siamo arrivati a 100 alberi lì. E, insomma, non è così difficile, se tutti capissimo che è facile, è assurdo che non riusciamo a cambiare, no? Eppure si può cambiare, basta un sé. Quindi adesso uscendo, ci fermiamo, io mi metto lì, magari vi do un sacchetto, un bigliettino per questo. Io non me le prendo le piante. Grazie. Sì, vieni. Vieni. Tu non te le prendi perché? Davanti a casa ce ne ho tante. Sì, però ti insegno un trucco. Tu abiti in città o in campagna? Allora, in città, dovete... io non mi fido molto delle piante di città, perché gli alberi che mettono nella città sono a volte delle specie che fanno le piante che non fanno il frutto, perché sennò poi crescerebbero troppi alberi in città e non vogliono. Quindi quelle piante buone che si trovano sono soprattutto quelle che si trovano in campagna o nei boschi. Quelle sono piante che fanno nascere altri alberi. Quindi se vuoi, senza impegno, io ti posso pure dare queste, non si sa mai. Se vuoi. Io ho una zia che vive in campagna. E allora lui saprà dove stanno le piante buone. Queste sono piante di Leccio. E la vostra città, Lecce, si chiama così perché c'erano le foreste di Leccio che si chiamavano Leccete. La Puglia era la regione più boscosa d'Italia. Oggi la Puglia è l'ultima regione in Italia come superficie boschiva. Siamo all'ultimo posto. Ok, grazie. Mi metto qui, tanto uscendo chiacchieriamo.